Mister, torniamo subito in campo domani contro il Licata. Le chiedo immediatamente come sono andati questi pochi giorni a disposizione di allenamento. Beh, come vanno ormai da un mese e mezzo a questa parte, cioè ci siamo allenati per un mese e mezzo senza giocare, ora giochiamo senza poterci allenare, quindi sono tutti defatiganti o qualcosina in più per quelli che giocano meno, ma siccome giocano meno sono in pochi perché abbiamo anche un mare di infortuni, quindi ci siamo preparati per questa partita che è fondamentale ed importante, cercando di recuperare qualcuno, però poi alla fine molto probabilmente dovrò chiedere un ulteriore sforzo sia a Russo che a Vitale, che hanno fatto solo due sedute di allenamento con la squadra, di essere nei convocati, perché altrimenti rischieremo di essere in 17 come l'altra settimana, perché per Oliveira, per Spano e per Antezza non è possibile recuperarli e perdura la squalifica di Simone Buffa. Domani c'è Licata che dopo una striscia di risultati negativi in successione è tornata domenica alla vittoria per 5-1 contro il Rende. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa squadra e che cosa ci devono aspettare gli spettatori domani per il Trapani? Quello che mi aspetto io sono molto deluso, non da nessuno, da me stesso, perché pensavo di dare molto di più e di fare un campionato più importante di quello che stiamo facendo, anche se per chi segue le partite ha visto che non siamo stati mai in difficoltà con nessuno e abbiamo sempre fatto le nostre partite e abbiamo avuto sempre più occasioni degli altri, ma se non siamo riusciti a sfruttarle molto probabilmente su questo dobbiamo interrogarci.